il glorioso nome della Repubblica Romana tornava a risuonare sui colli fatali della città eterna, che tali erano stati resi dalle gesta degli antichi romani prima della nascita di Cristo. Non sarebbe stato possibile scegliere una forma ed un nome per il nuovo Stato più contrapposto al governo pontificio. Non solo la forma repubblicana si contrapponeva al principio monarchico di origine divina del papato, ma il nome stesso della Repubblica Romana sembrava voler riportare la storia indietro nel tempo, alle antiche origini della città, antecedenti sia all'universalismo imperiale sia a quello cristiano, sia ai Cesari sia ai Papi. Eppure il voto per la Repubblica non era stato dato in assemblea solo dai più convinti patrioti unitari che da tempo seguivano l'insegnamento di Giuseppe Mazzini, ma anche da molti esponenti delle classi dirigenti locali che avevano collaborato solitamente con la Chiesa Cattolica e avevano riposto grandi speranze nell'elezione di Pio IX al soglio di Pietro. Del resto, uno dei primi provvedimenti del nuovo governo repubblicano fu l'indizione di un Te Deum di ringraziamento in San Pietro, dunque mai uno spirito antireligioso. Eppure quel voto repubblicano scioglieva in modo esemplare le contraddizioni che avevano segnato l'ultima fase del cosiddetto papato liberale, quando all'esaurirsi delle sincere ma ingenue intenzioni di Papa Mastai era seguito un periodo di incertezze e di torbidi rispetto a cui non era rimasto per lui stesso altro che fuggire. L'entusiasmo della novità costituzionale fece presto il giro del mondo ed è esemplificato nel testo del telegramma che Goffredo Mameli indirizzò a Giuseppe Mazzini. Roma, Repubblica, venite! Quanta storia fu prodotta a Roma nei pochi mesi di vita della Repubblica! Si intrecciarono e si sovrapposero almeno tre storie parallele, animate da giovani rivoluzionari pronti a dare la vita per l'ideale, conferendo tragica concretezza ad uno dei più struggenti versi del nostro inno nazionale. L'affermazione della democrazia pura, fondata sul principio della sovranità popolare, ispirava la demolizione dell'apparato repressivo pontificio. Dalla libertà di stampa all'emancipazione degli ebrei, dalla ripartizione dei beni fondiari ecclesiastici alla soppressione delle persecuzioni del Sant'Uffizio, l'espansione dei diritti dei cittadini procedette a passo spedito, di decreto in decreto del Triumvirato, di deliberazione in deliberazione dell'Assemblea Costituente, nell'ansia di dimostrare attraverso i fatti i benefici del buon governo repubblicano. La seconda storia è quella dell'eroismo e del coraggio militare, che si riassume nella strenua difesa della città contro i tre eserciti che le erano stati gettati contro dalla reazione europea. L'indomita resistenza guidata da Garibaldi lasciò di stucco gli invasori che avevano creduto di poter avere ragione quasi senza colpo ferire della giovane Repubblica. La terza vicenda storica fu quella dell'elaborazione della Costituzione, condotta infaticabilmente dai deputati nonostante l'incalzare degli eventi. Una Costituzione inattuata, votata dall'Assemblea nel momento stesso in cui protestava di cessare da una difesa divenuta impossibile, ma che rappresenta la più alta espressione democratica del costituzionalismo risorgimentale e che nei suoi principi fondamentali ha ispirato un secolo dopo la Costituzione della Repubblica Italiana, nata il 2 giugno 1946 per solenne voto di popolo sulle macerie della Seconda Guerra Mondiale a cui il paese era stato portato dalla dittatura fascista e dalla monarchia sabauda. La Repubblica Romana del 1849 contiene in nuce tutti i caratteri salienti del Risorgimento nazionale. Pur avendo forti radici nel movimento patriottico cittadino, attrasse a Roma patrioti di ogni parte d'Italia, pienamente consapevoli di essere venuti a combattere non solo per la difesa della città, ma anche per segnare in modo incontrovertibile la storia d'Italia. Pur essendo guidata da un'elite politica che era in stretto contatto con l'intelligenza della democrazia europea, la Repubblica Romana sperimentò un'ampia partecipazione popolare che nasceva come reazione
alla più diretta prova del malgoverno dei preti. Altro che negoziosità del popolo romano che viaggiava sulle oleografie. E mai si sottolineerà abbastanza la forte novità del modo di partecipazione delle donne, non più confinate in ruoli meramente ausiliari, ma protagoniste di quell'impegno. Nonostante l'esito, la Repubblica Romana fu la pietra miliare del processo di unificazione italiana, l'evento periodizzante che ne segnò il punto di non ritorno. L'anacronismo del medievale dello Stato e della Chiesa ebbe infatti la sua più evidente generale dimostrazione. Le illusioni del neoguelfismo furono definitivamente dissolte. L'occhiuta reazione pontificia si incaricò poi negli anni successivi di confermare l'inconciliabilità assoluta con la modernità del governo ecclesiastico. Fu così totalmente delegittimato il principale ostacolo geografico, politico e religioso che aveva per secoli impedito la formazione nella penisola italiana di uno Stato nazionale. Il 1849 designò poi in modo indelebile in Roma la capitale necessaria del nuovo Stato unitario. Non era una scelta predeterminata e priva di controversie, anche se indubbiamente poggiante su un'antica eredità culturale e sull'oggettiva centralità territoriale di Roma. Torino, Firenze e Napoli nutrivano analoghe aspirazioni. Torino, la capitale dello Stato che avrebbe fatto l'Italia, Firenze, la capitale della lingua, che era l'elemento chiave dell'identità nazionale, e Napoli, che era la città più popolosa a quel tempo. Eppure fu dal 1849 chiaro che l'unità d'Italia non avrebbe potuto dirsi conseguita se Roma non ne fosse stata la capitale. Lo ribadisce il fatto che nel 1861, nel primo Parlamento nazionale riunito a Torino, la proclamazione del Regno d'Italia fu accompagnata dall'approvazione di un ordine del giorno condiviso dallo stesso Cavour per rinnovare l'aspirazione a porre a Roma la capitale. Almeno su questo punto l'impostazione di Mazzini e Garibaldi prevalse, nonostante lo sbocco monarchico liberale rispetto all'opzione democratica e repubblicana. Cito una memorabile pagina di Giosuè Carducci. La Repubblica Romana fu la maggior gloria di Giuseppe Mazzini. E dopo che per Roma morirono insieme trasteverini e guardie nazionali dei Rioni, romagnoli e piceni e umbri, genovesi e piemontesi e lombardi, e toscani e napoletani, giovani e vecchi, lavoratori e poeti, popolani e marchesi, moderati e arrabbiati, e fin sacerdoti, e fino a una donna. Dopo il 1849, dico, il governo clericale fu definitivamente sentenziato. Roma fu virtualmente dell'Italia una. Garibaldi e Mazzini non risparmiarono alcuno sforzo nel primo decennio unitario per riscattare la sconfitta della Repubblica Romana e fare della liberazione della città non solo il pur sospirato coronamento dell'edificio unitario, ma l'occasione della svolta in senso democratico e repubblicano della storia d'Italia. Il 20 settembre ebbe, come noto, altra genesi ed altro epilogo. Altri tre quarti di secolo sarebbero stati necessari per fare dell'Italia una repubblica democratica ed ancora oggi sappiamo quanta strada ci sia da fare per attuare pienamente i principi fondamentali che abbiamo ereditato dalla Costituzione della Repubblica Romana, a cominciare dal miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini. Ecco perché ogni 9 febbraio, dal 1849 in poi, dapprima nella clandestinità e quando poi fu possibile pubblicamente, i mazziniani italiani hanno sempre festeggiato la ricorrenza anniversaria della Repubblica Romana con la classica forma del brindisi repubblicano, salute e fratellanza. La Repubblica Romana del 1849 non parlò solo all'Italia, ma anche all'Europa e al mondo intero. All'Europa parlò con la testimonianza della fratellanza fra i popoli, che diedero i patrioti delle altre nazionalità oppresse che vennero a difenderla, polacchi, ungheresi, cechi, tedeschi, ma anche alcuni francesi, desiderosi di lavare l'onta dell'invasione ordinata da Luigi Napoleone in aperta violazione dell'articolo 5 del preambolo della Costituzione della Repubblica, della Seconda Repubblica,
che vietava l'ingerenza reazionaria e recitava: «La Repubblica francese rispetta le nazionalità straniere così come intende far rispettare la propria, non intraprende nessuna guerra a fini di conquista e giammai impiega le sue forze contro la libertà di alcun popolo». Questo testo fu affisso come vano monito sulla strada che da Civitavecchia l'esercito francese avrebbe percorse per raggiungere Roma. Quella comunità dei patrioti europei prefigurava l'alto ideale dell'Europa federale che Mazzini aveva delineato a Berna nel 1834, fondando la giovane Europa, e Garibaldi avrebbe rilanciato a Ginevra al Congresso per la Pace Universale nel 1867, proprio poco prima di tentare per l'ultima volta la via di Roma. La parola che da Roma fu rivolta al mondo nel 1849 fu la parola fine, apposta alla sorte del potere temporale della Chiesa Cattolica, la cui natura provvidenziale sarebbe stata in tempi successivi riconosciuta dall'illuminato pontefice Paolo VI. La solenne proclamazione del 9 febbraio, unitamente alla garanzia dell'indipendenza della Chiesa nella sfera spirituale, è il punto di arrivo del moderno pensiero laico sul tema del rapporto fra religione e politica, che non ha perso un'oncia della sua attualità. Lungi dallo smarrire la sua vocazione universalistica, la Roma repubblicana la esalta nell'ottica mazziniana della terza Roma, e cioè la Roma del popolo, dopo quella dei Cesari e dei Papi. La Roma, punto di riferimento della democrazia come sintesi di libertà e di giustizia, della tutela dei diritti inalienabili come frutto dell'adempimento di doveri inderogabili, della fratellanza universale dei popoli, centro di irradiazione del nuovo Vangelo della religione dell'umanità. È l'ideale cantato da Goffredo Mameli, di cui recito alcuni versi. Ove del mondo i Cesari ebbero un dil impero e i sacerdoti tennero schiavo l'uman pensiero, ove è sepolto Spartaco e maledetto Dante, ondeggerà fiammante l'insegna dell'amore. Dimenticate i popoli l'ire d'un dì che muore, sarà la terra agli uomini come una gran città. Sarà la terra agli uomini come una gran città. Questo auspicio del poeta, morto giovane come chi è caro agli dèi, che ci parla da quest'ara, torni a ricordarci oggi che viviamo in pieno nel XXI secolo tutti i problemi di una società globalizzata. Il suo sogno, appreso da Mazzini, è di una terra dell'armonia e terra della speranza, è il sogno della città dell'uomo che non è più separata dalla città di Dio. La nostra scuola, la nuova comunità nazionale, fatta dalle ragazze e dai ragazzi che vi si sta formando, facendo tesoro dell'educazione civica e dell'esperienza della diversità culturale, può raccogliere e realizzare quel sogno che è stato di Mazzini e di Garibaldi, di Mameli e di tutti i patrioti della Repubblica Romana, perché finalmente sta nascendo una generazione che ha interiorizzato il valore sacro del principio di non discriminazione di razza, sesso, religione, condizione sociale o orientamento politico, a gran voce proclamato dal 7° articolo del preambolo della Costituzione della Repubblica Romana del 1849. Viva la libertà, l'uguaglianza e la fratellanza, viva la Repubblica Romana, viva l'Italia, l'Europa e l'umanità. Grazie a Mario Di Napoli per queste importanti parole dense di significato.